Lavoro, noi adesso parliamo dell'attacco hacker che ha colpito la Regione Lazio perché si inserisce anche questo nella campagna vaccinale, visto che questo attacco ha comportato la perdita dei dati di backup e il momentaneo, speriamo, sospensione delle prenotazioni del vaccino. Abbiamo in collegamento web Raul Chiesa, che è stato uno degli hacker più famosi d'Europa, ma soprattutto oggi è consulente dell'Interpol, della NATO, altre istituzioni europee nella lotta agli attacchi informatici. Raul Chiesa, cosa possiamo dire di questo attacco che stiamo raccontando, ma con fatica perché è un argomento complicato da spiegare, insomma, di cosa si tratta? Si tratta di cybercrime, crimine economico, cercano i soldi, vogliono i soldi, quindi è un pizzo digitale, ricattano, io ho bloccato i tuoi dati e tu devi pagare. E si parla di cifre a tanti, tanti, tanti zeri. Ecco, nel campo della difesa contro questi crimini, ogni paese procede un po' seguendo una propria via o comunque c'è una collaborazione europea, mondiale, una strategia univoca? Adesso per questo caso, ecco, sono state coinvolte l'FBI, l'Europol insieme naturalmente alla polizia, postale. Allora, è giustissimo, Europol è l'agenzia indicata per i reati di crimini informatici economici e il coordinamento europeo. Abbiamo poi un CERT europeo, il CERT è quel centro che fa la risposta alla gestione di un incidente informatico, poi c'è l'agenzia ENISA dove ho passato 5 anni, che è l'agenzia europea per le reti e le comunicazioni. In realtà è difficile che ci sia una risposta univoca perché? Perché ogni volta che c'è un incidente informatico, e i giorni passati lo dimostrano, c'è una comunicazione dove si tende a non dire quello che è successo sul serio, a minimizzare o a esagerare. Io ho sentito parlare di attacchi terroristici, è assolutamente falso. Ho sentito parlare di siamo attaccati dalla Germania, è assolutamente falso. È ovvio che nei primi giorni ci sia una tensione, uno stress che fa sì che succedano queste cose. Io però ci tengo anche a spiegare che credo che questo attacco sia in qualche modo importante, perché mi sembra di notare che finalmente il nostro paese abbia aperto gli occhi. Io vi do un paio di esempi. Oggi è tutto digitale, il bancomat è un computer, la prenotazione esami non funziona più, la DAD, la didattica a distanza, è tutto basato su questo. Io ricordo un film di alcuni anni fa con Sandra Bullock, che si chiamava The Net, dove lei va all'anagrafe e l'impiegato le risponde, il computer mi dice che lei non esiste. Arriveremo a questo, è questo quello che mi dà i brividi. Inquietante. Sì. Tra Abbiamo l'altro. passato il passaggio dal quale da cyber oggi impatta su noi umani. Tra l'altro vedo dalla maglietta, insomma, vedo le persone hackerate. Questo dà l'idea anche dell'ampiezza di questo problema che non riguarda solo la Regione Lazio, ma gli attacchi hacker sono moltissimi nel mondo. Siamo così vulnerabili in conclusione? Purtroppo sì, spero che sia l'occasione per una presa di coscienza. Sta nascendo in questi giorni la nuova Agenzia Nazionale per il Cyber, ma io chiudo, se vi fa piacere, con una domanda a voi. Qual è la cosa più personale o intima che indossate adesso? Anni fa era altro, oggi è il vostro cellulare. Iniziamo a proteggere i cellulari, gli smartphone, perché hanno le informazioni più personali di tutti noi. Con password molto vulnerabili in molti casi, purtroppo, per pigrizia o per mancanza di fantasia in molte situazioni. E questo è da evitare, no? Esattamente, poi un ultimo commento, io continuo a vedere ogni volta su TV e giornali quello stereotipo dell'hacker 15enne perché sembra un ragazzino, con la felpa, il cappuccio e gli occhiali, al buio. Intanto, se hai felpa e cappuccio al buio è difficile che hai capacità di scrivere su una tastiera e vedere quello che fai, ma a parte questo, quello stereotipo, il ragazzino alla War Games, il film degli anni 80, ahimè è passato. Oggi parliamo di crimine organizzato, è il quarto mercato transnazionale per reati dopo il traffico di droga, esseri umani ed armi. Ancora non raggiunge le cifre dei primi tre, ma ci stiamo arrivando. È veramente importante che capiamo che non sono più ragazzini, all'80% stanno in paesi dell'ex Unione Sovietica ed è molto difficile, tornando alla domanda iniziale, la collaborazione, io so perché ci lavoro, ogni volta che una traccia porta in Russia e scattiamo con la magistratura, il fax si perde perché bisogna ancora mandare i fax in Russia o il dossier scende giù di grado perché probabilmente c'è un alto livello di corruzione in quei paesi.
Bene. Molto interessante. Sì, infatti torneremo sicuramente. E cambiamo le password. Esatto, è la prima cosa da fare. Grazie, grazie a Raul Chiesa, grazie al professor Montomoli.